Buongiorno. Allora, lascio la parola direttamente ad Annalisa Mandorino, che è la nostra segretaria generale. Vado direttamente? Sì, vai Anna. Ok, allora buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione del rapporto annuale sul servizio idrico integrato. Per noi questo, come sapete, è un appuntamento costante ormai da qualche anno, da quando è nato l'Osservatorio Nazionale dei Prezzi e delle Tariffe di Cittadinanza Attiva nel 2004. Quindi sono più di 15 anni ormai che produciamo dei dati che riguardano da principio le tariffe e i costi di alcuni servizi di interesse generale, quindi l'acqua, il servizio idrico, i rifiuti, i trasporti e gli asili nido. Col passare del tempo, questo tipo di informazioni che abbiamo continuato a raccogliere negli anni, tanto che le abbiamo ultimamente organizzate in un portale che vi invito a guardare, a consultare, che si chiama Informap, dove divisi per capoluoghi di provincia ci sono le tariffe, i costi e anche una serie di informazioni che riguardano i servizi oggetto della nostra analisi. Dicevo, questa analisi sulle tariffe e sui costi si è allargata a considerare altri aspetti che riguardavano le caratteristiche, lo stato delle cose rispetto ai servizi oggetto della nostra attenzione. E come ultima, diciamo, creazione nell'ambito di questi progetti che rientrano tutti nelle iniziative a vantaggio dei consumatori sostenute dal Ministero dello Sviluppo Economico, ci siamo dotati anche di un assistente virtuale che abbiamo chiamato un po' scherzosamente Susi, che ha proprio il compito di orientare i cittadini che si avvicinano alla conoscenza, all'informazione di questi servizi per saperne di più. Come vedremo, come la mia collega Tiziana Toto, che è per Cittadinanza Attiva la responsabile delle politiche dei consumatori, illustrerà parlando del rapporto annuale, questo delle informazioni ai cittadini resta comunque un tema di grande delicatezza in relazione ai servizi di cui ci occupiamo, ma in particolare in relazione all'acqua. Il tema dell'acqua è ovviamente particolarmente delicato perché, a differenza degli altri servizi, ha una serie ancora maggiore di implicazioni che lo collegano a un problema generale, direi globale, di uguaglianza e di sostenibilità. Nel rapporto si riporta un dato che è legato, per esempio, alla questione del riscaldamento globale, che fa vedere come l'attuale popolazione europea interessata da problemi di carenza, di penuria di acqua, che è di 85 milioni, è destinata ben presto ad aumentare e ad arrivare a cifre che raggiungeranno i 295 milioni di cittadini europei che hanno problemi nella possibilità di accedere all'acqua. Si pensi ovviamente a livello globale quanto questo problema possa essere ancora più impattante. E poi in Italia c'è una specificità, una peculiarità tutta del nostro paese. A proposito della frammentazione delle disuguaglianze legate all'erogazione e all'efficacia del servizio idrico, una difformità talmente significativa, talmente importante, che fa parlare di water service divide nell'ambito del nostro paese. Nel rapporto che tra qualche minuto Tiziana illustrerà, questi aspetti sono trattati tutti, quindi c'è una particolare attenzione all'aspetto della governance del servizio idrico, che come sappiamo è un aspetto particolarmente delicato perché dei passi in avanti si sono fatti, sono stati stabiliti ambiti territoriali ottimali in tutte le regioni d'Italia, ma nonostante questo, per la difficoltà di implementare quello che è tuttora previsto, continuano ad esserci problemi molto gravi, in particolare in alcune regioni, in particolare purtroppo nelle regioni del Mezzogiorno, del meridione del paese.
Il secondo aspetto che andremo a toccare riguarda le infrastrutture e qui ovviamente abbiamo i dati più eclatanti in senso drammatico rispetto all'efficienza del servizio idrico con quel dato che davvero fa riflettere e rabbrividire del 41% di acqua che si disperde a causa di tubature non a posto, non di qualità, e quell'altro dato che ripeterà poi anche Tiziana, relativo all'11% dei cittadini che non è ancora raggiunto da servizi di depurazione delle acque reflue. Su questo il nostro paese è fortemente inadempiente, tanto che ci sono procedure di infrazione che l'Europa ci continua a comminare. Un altro aspetto che il rapporto va ad indagare, quindi governance, infrastrutture, è quello della qualità, sia della qualità contrattuale e sia soprattutto anche della qualità dell'acqua. Qualità dell'acqua rispetto alla quale invece anche per il numero dei controlli che riguardano questo aspetto l'Italia non è messa male, ma al contempo c'è una generale sfiducia dei cittadini nel ricorrere all'acqua potabile, nel ricorrere all'acqua messa a disposizione dal servizio, e invece un'abitudine costante che ci pone al secondo posto nel mondo, se non vado errata, a usare acqua imbottigliata, che è proprio indice della cattiva, al primo addirittura mi facendo male, è indice della cattiva informazione che i cittadini hanno, della scarsa fiducia anzi che i cittadini hanno rispetto all'acqua erogata. E infine c'è tutto il problema delle tariffe, diciamo che quello da cui abbiamo cominciato la nostra indagine, ma che continua ad essere centrale tuttora, anche in considerazione del fatto che tutti gli aspetti problematici a cui finora abbiamo fatto riferimento incidono sulle tariffe, che continuano ad essere molto difformi sul territorio nazionale, e paradossalmente, come sempre avviene in questi casi, le regioni che più pagano sono quelle che più pagano sprechi e inefficienza, quindi finiscono a volte col pagare due volte o quantomeno con l'essere in situazioni anche di difficoltà economica dei cittadini che le abitano, perché regioni comunque più fragili, diciamo, rispetto anche alla situazione reddituale dell'intero paese, che determinano una difficoltà proprio di accesso dal punto di vista della sostenibilità economica al servizio idrico, per cui un'attenzione particolare, un riferimento particolare lo porremo anche a tutti quegli strumenti di tutela come il bonus sociale idrico, che possano aiutare i cittadini anche nell'accesso al servizio. Quindi diciamo disuguaglianza, sostenibilità, informazione e per ultimo tengo il tema della partecipazione, sono gli aspetti su cui ci soffermeremo stamattina. Perché a fronte di tutto questo un ruolo attivo della cittadinanza, intanto dei cittadini singoli a livello di capacità, di possibilità di avere informazioni precise, analitiche, aggiornate sul tema del servizio idrico, e poi delle organizzazioni civiche nel poter interloquire con le istituzioni, con l'autorità, quando vengono prese delle decisioni che riguardano il servizio idrico. Su questo c'è un forte gap da colmare, perché questo coinvolgimento ad ora non c'è stato. È tanto più necessario perché se anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non risolverà del tutto tanti dei problemi che ho provato ad accennare e che ora Tiziana Toto approfondirà, pure con i suoi 4,38 miliardi stanziati potrebbe essere una fonte di
di risorse intanto se si vogliono superare, come auspichiamo, alcuni di questi temi a partire dalla dispersione della rete idrica. Ma questo richiederà anche e soprattutto la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni civiche per fare in modo che queste risorse, poche rispetto a quelle necessarie e con una scarsa capacità di progettazione anche di alcuni degli enti locali, che come sappiamo sono quelli che poi dovranno mettere in pratica il PNRR, ci pare di poter cogliere a livello nazionale. Questo è un po' una sintesi del quadro, ma ora Tiziana Toto con la sua analisi lo approfondirà moltissimo in tutti gli aspetti che ho toccato, e quindi vi ringrazio ancora di essere qui e lascio a Tiziana la parola. Eccomi, buongiorno a tutti, grazie sia agli spettatori che ai relatori per aver accolto il nostro invito, e grazie a Annalisa che ha fatto un quadro esaustivo, diciamo, del contesto in cui si colloca la nostra attività, che quindi mi semplifica molto anche, diciamo, l'attività di illustrazione delle singole parti, sempre se riesco a scorrere la presentazione. Scusate, ma non so se voi vedete, ma mi si è bloccato il video. Ho problemi con la condivisione. Sì. Allora, provo a chiudere la condivisione dello schermo e provo a riavviarla. Ora vediamo Tiziana. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, come già ha ampiamente detto Annalisa, quindi non mi soffermo, l'attività dell'osservatorio è iniziata circa 15 anni fa, partendo dall'aspetto tariffario per poi aggiungere man mano altre dimensioni, dalla qualità e ultimamente ovviamente quella della sostenibilità, proprio per l'importanza che riteniamo abbia questo bene comune, questa risorsa, che quindi diciamo non è quantificabile, non è assimilabile agli altri servizi pubblici locali di cui ci occupiamo, per l'importanza vitale per tutto quello che gli effetti che potranno avere anche su questa risorsa i mutamenti climatici o la parte dell'inquinamento e gli stessi sprechi, sia diciamo legati alle attività produttive, alla stessa gestione del servizio e ai comportamenti di utilizzo degli stessi utenti finali. È una risorsa che diventa sempre più scarsa, lo sappiamo, e che è anche al centro di gravi tensioni sociali, in particolari paesi del sud del mondo, ma anche nel nostro paese diciamo la corretta gestione di questa risorsa presenta ancora delle criticità, e il tema quindi ci riguarda tutti da vicino, perché l'acqua appunto soddisfa un bisogno primario dell'essere umano quando si tratta di bene vitale. Quindi lo abbiamo diciamo trattato nell'ambito degli obiettivi di sostenibilità, di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, con maggior riferimento all'obiettivo numero 6, quindi quello di garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie, ma anche ovviamente dell'obiettivo 12, che è quello che fa riferimento alla necessità di garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Il primo aspetto, diciamo, su cui ci piaceva soffermarci è la questione della governance, che, come è stato già detto, è un aspetto molto molto importante, proprio per la complessità che la gestione della risorsa idrica ha in sé, non soltanto nel nostro paese ovviamente, ma a livello mondiale. La stessa Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico si è pronunciato da questo punto di vista e ha
diciamo, presentato delle indicazioni che sono riportate nella slide su quelli che dovrebbero essere, diciamo, un po' i principi alla base della governance dell'acqua, principi che diciamo vogliono appunto contribuire allo sviluppo di politiche pubbliche concrete e orientate ai risultati, che si basano essenzialmente su tre dimensioni che si potenziano diciamo a vicenda e che sono complementari. Una prima dimensione che riguarda proprio la parte dell'efficacia, cioè il contributo della governance proprio per definire obiettivi di politica e obiettivi diciamo quantitative per le acque, obiettivi che devono essere chiari e sostenibili a tutti i livelli di governo. Quindi attuare obiettivi politici e di raggiungere obiettivi quantitativi prefissati, cioè ben chiari da poter individuare. C'è poi la dimensione dell'efficienza che riguarda il contributo della governance proprio alla massimizzazione dei benefici di una gestione che sia sostenibile e salutare delle acque, con un minimo costo per la società. E infine c'è la parte della fiducia e del coinvolgimento, che riguarda proprio il contributo che la governance deve dare al fine di instaurare proprio un clima di fiducia con i cittadini e assicurare il coinvolgimento delle parti interessate, favorendo proprio quella legittimità democratica e l'equità per tutti i membri della società. Ciò diciamo proprio in considerazione appunto dell'importanza che ha questa risorsa, ma anche del fatto che si tratta poi di una risorsa che va diciamo a toccare altri settori che non sono esclusivamente quello appunto della disponibilità della gestione dell'acqua, ma anche altri aspetti come quelli ambientali, piuttosto che della salute, piuttosto che dell'efficientamento energetico, della pianificazione territoriale. Allora la domanda che ci poniamo è in che, diciamo, a che punto si colloca la governance del sistema acqua rispetto, diciamo, ai principi che sono elencati dall'OCSE nel nostro paese. Sappiamo che la governance attuale della risorsa idrica nel nostro paese è una governance multilivello che è stratificata e complessa, perché è il frutto diciamo di una lettura combinata di diversi atti normativi che si sono susseguiti negli anni, a partire dalla legge Galli del 1994, e che sono stati degli interventi sia di carattere settoriale, quindi in materia di servizi idrici, sia diciamo in generale di materia di servizi pubblici locali, ma anche di appalti pubblici, piuttosto che di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni. Quindi diciamo ciò che ne è derivato è questo sistema complesso che vede all'interno numerosi soggetti, da competenze nazionali che sono in capo all'ex Ministero dell'Ambiente, attuale Ministero della Transizione Ecologica, che ha una funzione di indirizzo e di coordinamento strategico legato proprio all'uso efficiente della risorsa idrica e degli impatti anche ambientali delle diverse opere strategiche, piuttosto che il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, che entra in gioco, diciamo, sulla parte della programmazione, del finanziamento, della realizzazione e gestione di quelle infrastrutture a carattere di interesse nazionale, quindi diciamo opere pubbliche che sono di competenze dello Stato, soprattutto per quanto riguarda poi la sezione degli invasi. Poi c'è l'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che è il regolatore di settore e che ha tra gli altri il compito di garantire criteri di efficienza ed efficacia nei servizi di pubblica utilità, che è chiamata a regolare, con un occhio ovviamente anche alla tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori. Quindi si occupa in qualche modo dell'armonizzazione degli obiettivi economici finanziari dei soggetti che poi sono chiamati a gestire il servizio.
con obiettivi generali sia di carattere sociale che di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Dopodiché arriviamo al piano diciamo più locale, territoriale, con l'ambito delle regioni che hanno proprio la disciplina e il governo del rispettivo territorio, insieme alle autorità di bacino distrettuale, piuttosto che agli enti di governo dell'ambito, con gli enti locali, appunto, che hanno proprio la funzione di organizzazione del servizio idrico nella scelta della forma della gestione, quindi dell'affidamento del servizio, e sono un po' i soggetti chiamati ad indagare nei rispettivi territori quali sono le esigenze a livello di infrastrutture, di programmi degli interventi e, come abbiamo detto, di modello gestionale ed organizzativo. Come siamo messi su questo fronte? È stato già anticipato, tutte le regioni hanno definito gli ATO che risultano essere 62, quindi diciamo di fatto inferiori rispetto a qualche anno fa, perché molte regioni hanno optato per la scelta dell'ATO unico. In tutti gli ATO sono stati istituiti gli enti di governo, con formale adesione anche da parte degli enti locali, però abbiamo delle situazioni ancora, come 9 ATO che ricadono nei territori di Molise, Calabria e Sicilia, in cui gli enti di governo non sono operativi e si opera in un regime commissariale. Ciò comporta ovviamente dei ritardi in termini di definizione dei piani d'ambito, di scelta della forma di gestione, affidamento della gestione, e quindi tutte, diciamo, le problematiche che poi diciamo impattano anche sui livelli di qualità dei servizi. Altra criticità diciamo del nostro paese, e anche questo è stato già accennato, è la forte frammentazione gestionale, sia nel senso orizzontale, quindi la presenza di più operatori sul territorio nello stesso ambito territoriale ottimale, sia verticale, cioè la presenza di più operatori che erogano singoli segmenti di servizio. Da una ricognizione delle informazioni ad opera di Reopen di Invitalia, viene fuori una realtà con oltre 2.500 gestori, di cui l'80% è rappresentato da comuni, che gestiscono in economia almeno un segmento del servizio idrico, e questa realtà riguarda il 27% dei comuni italiani, ma ovviamente con percentuali molto ma molto più elevate in alcune regioni del sud come Molise, Calabria, dove si arriva addirittura a percentuali superiori al 90%, ma anche Campania e Sicilia. Il restante 20% invece è rappresentato da imprese del settore idrico, che sono per lo più delle società di capitali, così come vedete nel grafico a torta. Nel 73% dei casi sì, sono delle imprese a controllo pubblico, e nel restante 27% a controllo privato, realtà che si riscontrano soprattutto nel sud del paese e nelle isole. Ultimo aspetto nell'ambito diciamo della tematica governance, gestione e infrastrutture è appunto legata alla questione delle infrastrutture. Lo sappiamo, l'abbiamo già detto, il nostro paese è ancora diciamo caratterizzato dalla presenza di reti ed impianti che sono datati, precedenti a 30 anni, in alcuni casi anche 60 anni, in alcune realtà urbane, o comunque inadeguati alle esigenze di servizio, una realtà che purtroppo riguarda soprattutto il mezzogiorno del nostro paese, dove ancora anche le numerose gestioni comunali in economia non riescono ad assicurare livelli di servizi e di investimenti adeguati, e diciamo così creando i presupposti per delle iniquità comunque tra le diverse parti del paese. La prima questione che salta agli occhi è quella della perdita di rete, una dispersione media italiana che ammonta al 42% dell'acqua immessa nelle tubature, ma come vedete dal grafico, con forti differenze tra diciamo le diverse aree geografiche, e talvolta anche con forti differenze all'interno della stessa area regionale. Quindi si va da poco più del 20% nella Valle d'Aosta a valori superiori al 55% in Abruzzo. Altra criticità è la questione della depurazione delle acque reflue.
come già detto, l'11% dei cittadini non è raggiunto dai servizi di depurazione e la maggior parte di questi agglomerati, ancora una volta dobbiamo dirlo, sono concentrati nel mezzogiorno e appunto nelle isole e la conseguenza ovviamente è che oltre ai danni ambientali diciamo ci sono anche delle conseguenze di carattere finanziario, visto e considerato che a causa proprio di questo mancato adeguamento la Commissione europea ha avviato 4 procedure di infrazione nei confronti dell'Italia a partire dal 2004, una delle quali, appunto la prima, è giunta a sanzione. Quindi oltre a pagare un importo forfettario di 25 milioni di euro c'è una penalità giornaliera di 165 mila euro al giorno che ammonta poi a oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure, andando quindi a distogliere delle risorse che potrebbero essere utilizzate effettivamente per l'implementazione invece delle infrastrutture del nostro paese. Il tema degli investimenti, si dice sempre che l'ammontare, il bisogno di investimenti nel nostro paese è elevato proprio per tutte le cose di cui stiamo parlando e che la capacità di investimento è ancora non adeguata. Il 55% degli investimenti programmati è comunque destinato ad interventi di manutenzione e sostituzione, mentre solo 42% viene destinato a nuove infrastrutture. Inoltre c'è da sottolineare che il 75% degli investimenti programmati è coperto dalla tariffa, quindi dagli utenti, e il restante 25% dagli investimenti pubblici. Circa un terzo degli investimenti pianificati per il biennio 2018-2019 sono stati destinati ad interventi volti alla riduzione delle perdite e poi diciamo gli altri importi a seguire come diciamo è possibile evincere dal grafico. Ritornando alla diciamo questione del fabbisogno individuato di investimenti che ammonterebbe diciamo in coerenza con le migliori esperienze europee ad 80 euro abitante anno. Negli anni noi abbiamo recuperato sicuramente terreno rispetto al passato e alcune realtà del paese sono diciamo quasi in linea anche con diciamo questo dato europeo, mentre vediamo lo stato sempre diciamo di ritardo del sud delle isole, dove si è arrivata a 18 euro abitante anno e le previsioni per il prossimo quadriennio comunque quello di 20 euro abitante anno. All'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della Missione 2, quella che diciamo è nominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, viene destinata l'ammontare delle risorse economiche pari a 4 miliardi e 38 milioni per la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche lungo l'intero ciclo. Il PNRR è sicuramente una grande opportunità e dal nostro diciamo punto di vista solverebbe pienamente alla sua funzione nel momento in cui venisse effettivamente pensato come uno strumento per recuperare, come più volte anche ribadito all'interno dello stesso documento, il divario accumulato nelle aree meridionali e insulari. È stato già diciamo si è fatto già riferimento alla questione del water service divide e comunque le cose che sono state illustrate fino diciamo ad ora evidenziano sempre queste differenze da tutti i punti di vista tra le varie aree del paese. Ci sono però diciamo alcuni aspetti che diciamo ci fanno sorgere alcuni dubbi circa poi la possibilità del PNR di arrivare veramente a contribuire in modo forte all'attenuazione di queste differenze territoriali. La prima è sull'entità delle risorse che diciamo non sembrerebbero adeguate rispetto alle tante cose che ci sono ancora da risolvere. La seconda fa riferimento proprio alla destinazione delle risorse. Vediamo che questi 4 miliardi rotti sono stati diciamo previsti per investimenti in infrastrutture idriche primarie, per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, ancora per la riduzione delle
perdite delle reti e investimenti nella resilienza dell'agrosistema e anche per investimenti in fognature e depurazione, non è chiaro in che modo si vanno a porre delle voci che su queste stesse problematiche sono state già poste in programmazione con altre tipologie di risorse. E poi, come si richiamava in apertura anche, la questione della capacità di alcuni territori di esprimere delle adeguate progettualità considerate le tante presenze di gestione in economia che caratterizzano il sud del paese, ma con particolare riferimento a regioni come la Calabria, la Sicilia, il timore è proprio la carenza nella capacità di far fronte a delle ad esprimere delle progettualità adeguate per accedere alle risorse e in considerazione del mancato completamento e consolidamento di una governance locale e appunto per l'eccessiva frammentazione gestionale. Non vorremmo che il tutto si traducesse al contrario di quelle che sono gli obiettivi in un aumento del divario e della forbice tra le due aree del paese, dove la maggior parte delle risorse vengono attratti da realtà che stanno già abbastanza bene e che quindi sono capaci di presentare ulteriori progetti di espansione, quindi andando ad implementare ancora di più livelli di qualità, è parte del paese che invece è indietro e continuerebbe a restare ancora più indietro. Sul fronte della qualità, rispetto al nostro osservatorio lungo 15 anni, lo dobbiamo dire, tanti passi in avanti sono stati fatti. Abbiamo iniziato questo lavoro nel 2004, in cui se adesso c'è una differenza territoriale, all'epoca era qualche cosa in cui non c'era nessuna regola comune da nessun punto di vista, da quello tariffario a quello di qualità, dove in ogni regione, in ogni zona che siamo andati a indagare, vigeva una regolazione molto differenziata in un territorio dall'altro. Da questo punto di vista bisogna dire che negli anni ARERA ha fatto dei grossi sforzi per arrivare a definire degli standard di qualità omogenei su tutto il territorio nazionale, a partire dalla qualità contrattuale nel 2015, individuando degli standard specifici che, se non rispettati, sono soggetti a indennizzi automatici per l'utente, e degli standard generici che comunque, se non rispettati nel corso di 2 anni, rendono possibile attivare un procedimento sanzionatorio. L'ARERA ci mette a disposizione dei dati a novembre 2020 rispetto a una ricognizione sul rispetto degli standard specifici. Risulta una percentuale molto elevata, circa il 97% di rispetto di tali standard. Le informazioni riguardano 327 gestioni, cioè che coprono l'84% della popolazione residente in Italia. L'unica obiezione che possiamo sollevare è che questi dati non comprendono però i dati delle numerose gestioni in economia che sono presenti, come già detto, soprattutto in Calabria e Sicilia e altre realtà del sud che, se prese in considerazione, potrebbero restituire effettivamente un quadro differente circa la percentuale di rispetto degli standard. Anche sulla qualità tecnica si è intervenuto a partire dal 2017 per cercare di omogeneizzare la situazione su tutto il territorio, individuando anche in questo caso degli standard specifici, come detto in precedenza, sottoposti a indennizzo automatico all'utente, degli standard generici rappresentati da una serie di macro indicatori e indicatori semplici a cui è associato poi un meccanismo incentivante per premi e penalità e che fanno riferimento al contenimento delle perdite idriche
nelle reti e negli impianti di acquedotto, piuttosto che alla continuità del servizio, alla misura della frequenza proprio delle interruzioni del servizio, piuttosto che all'adeguatezza della qualità dell'acqua erogata, alla minimizzazione dell'impatto ambientale che deriva dal convogliamento delle acque reflue e quindi diciamo all'adeguatezza del sistema fognario, e poi la minimizzazione anche diciamo dell'impatto ambientale che è collegato allo smaltimento dei fanghi che derivano dalla depurazione delle acque reflue e infine proprio la minimizzazione sempre dell'impatto ambientale associato allo smaltimento dei reflui in uscita proprio dai trattamenti depurativi. In termini di qualità ci soffermiamo non soltanto sulla qualità del servizio e quindi la qualità contrattuale e la qualità tecnica, ma della qualità della risorsa idrica e quindi della qualità dell'acqua che viene destinata al consumo umano. Una novità da questo punto di vista è rappresentato dalla nuova direttiva che è entrata in vigore lo scorso 12 gennaio del 2021 e che, diciamo, in termini molto generali vuole assolvere a due obiettivi. Cioè, da una parte, ovviamente, proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, quindi rendere l'acqua destinata al consumo umano sempre più sicura, e dare, diciamo, un contributo nella riduzione dei rifiuti prodotti dall'utilizzo delle bottiglie di plastica. Questa legislazione, diciamo, questa misura è molto importante dal nostro punto di vista perché si tratta proprio di una prima legislazione europea adottata in seguito proprio dell'iniziativa dei cittadini europei, che è lo strumento di democrazia partecipativa dell'UE, la Right to Water, che è stata lanciata nel 2012 proprio per affermare il diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari e la loro fornitura in quanto appunto servizi pubblici fondamentali per tutti. In seguito a questa iniziativa la Commissione ha avviato una consultazione pubblica proprio per valutare l'adeguatezza e l'efficacia di quella che era la precedente direttiva e nel fare questa consultazione sono venute fuori quattro aree di miglioramento che riguardavano i valori di parametro di qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio ma soltanto all'intervento ex post, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori e poi la disparità esistente tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano e quindi le implicazioni che queste disparità hanno per la salute umana. Queste criticità sono state affrontate dalla nuova direttiva e tra le misure principali c'è stato proprio l'aggiornamento degli standard qualitativi dell'acqua già presenti e l'introduzione nell'elenco di nuovi inquinanti da monitorare. L'approccio al monitoraggio dell'acqua è basato adesso sul rischio, con analisi che vengono estese sull'intera filiera idropotabile secondo i principi dei Water Safety Plans. È un aspetto molto importante che per noi è da sottolineare, ovviamente la migliore comunicazione, migliorare la comunicazione ai cittadini. E vedremo in seguito perché è molto importante questa misura, prevedendo che appunto essi ricevano periodicamente, almeno una volta all'anno, senza la necessità di doverne fare richiesta e nella forma diciamo più facilmente accessibile, che sia la bolletta o altri mezzi digitali, informazioni che riguardano sia la qualità delle acque, il prezzo al metro cubo, il volume consumato dal singolo nucleo familiare. La direttiva deve essere recepita a nel termine di 2 anni, ha però un termine di adeguamento molto elevato perché per la piena implementazione bisogna diciamo attendere 7 anni, a meno che diciamo non si sia nella capacità di accelerare nell'implementazione.
L'ulteriore aspetto è quella della spesa. La ricognizione che il nostro osservatorio fa è su una famiglia tipo di 3 persone. Prendiamo in considerazione sia il consumo di 192 metri cubi sia quello di 150 metri cubi, proprio per diciamo far anche vedere quali sono i margini di risparmio che si possono conseguire dal punto di vista economico con un diciamo minor consumo di acqua. Quindi la media è di 448 euro nel primo caso e di 328 euro nel secondo caso, ma quello che preme evidenziare è diciamo la differenza che notiamo nelle diverse aree del paese, con le aree del centro che sono quelle diciamo che presentano delle tariffe più elevate, ma che sono anche a dei livelli di investimento, come abbiamo visto precedentemente, più elevato. Con la cosa che invece ci stupisce maggiormente è diciamo il fatto che nelle aree del centro-sud ci sia in media una tariffa più elevata rispetto alle aree del nord. Cioè emblematico il caso appunto di situazioni di qualità, di efficienza, di investimento più limitati che si trovano diciamo in alcuni contesti a pagare delle tariffe più elevate, frutto di una dinamica degli anni precedenti e diciamo di uno sviluppo di un'articolazione tariffaria che non era legata a diciamo esigenze di copertura di costo o di interventi diciamo di investimento, ma legate ad altre dinamiche precedenti. L'ultima diciamo parte fa riferimento a delle consultazioni che abbiamo eseguite per andare appunto a capire quali sono le abitudini di consumo dei cittadini rispetto diciamo sia all'utilizzo dell'acqua nell'uso quotidiano, sia rispetto poi al consumo di acqua in bottiglia. Lo sappiamo che gli italiani sono quelli che hanno i consumi medi pro capite più elevati di Europa, ma la cosa che viene fuori è che ne hanno una scarsa percezione. Infatti a seguito della domanda in quanto stimi il consumo di acqua giornaliera per persone della tua famiglia, oltre il 73% lo quantifica in 50-100 litri persona al giorno, quanto sappiamo che la realtà restituisce un quadro che va oltre i 240 litri persona giorno. Il 94% dei rispondenti però dichiara di adottare degli accorgimenti per contenere gli sprechi d'acqua, ma si tratta diciamo in misura minima di interventi che incidono effettivamente sulla possibilità di risparmio idrico. Si limitano a chiudere il rubinetto piuttosto che all'utilizzo di elettrodomestici solo a pieno carico e non diciamo ad interventi più forti, come quello di riparare immediatamente i guasti o installare miscelatori d'aria, o anche far diciamo riferimento al controllo del contatore per individuare eventuali perdite occulte o all'impronta idrica legata a quanta acqua è necessaria per produrre dei beni che noi acquistiamo e utilizziamo nella quotidianità. Oltre diciamo agli elevati utilizzi di acqua per l'uso quotidiano, gli italiani si attestano anche come i principali consumatori al monto di acqua in bottiglia. In media ogni anno ne consumano circa 220 litri a testa, e anche nella nostra consultazione viene fuori un circa 44% che consuma in modo prevalente acqua in bottiglia, e lo fa in modo diciamo in ordine di priorità, soprattutto perché o non gradisce il sapore dell'acqua o non si fida soprattutto dei controlli di potabilità dell'acqua di rubinetto. Una dota nolente che però emerge nella nostra consultazione rispetto a tutti gli aspetti esaminati, che diciamo contribuisce molto alla determinazione delle scelte di consumo, e la carenza di informazioni, sia in termini di informazione non a disposizione dei cittadini, sia in termini di informazione che esiste ma che viene poco fruita o per nulla fruita dai destinatari. Circa il 70% delle persone intervistate non sono a conoscenza del bonus sociale idrico, non conoscono la tariffa applicata dal proprio gestore, non verificano le caratteristiche dell'acqua imbottigliata e così via. E il mezzo con il quale vorrebbero ricevere principalmente le informazioni sulla qualità dell'acqua
è assolutamente la bolletta nel 63% dei casi. Delle criticità le abbiamo riscontrate anche rispetto alla carta della qualità dei servizi, dove nel 63% dei casi non è presente informazione sul bonus sociale idrico, né tantomeno il riferimento diciamo, a forme di coinvolgimento delle associazioni nella redazione della carta, ma non è presente neanche, diciamo, l'informazione su possibilità di aderire alla conciliazione per la risoluzione alternativa delle controversie e così via. I livelli di soddisfazione rispetto al servizio per tutto quello che diciamo, è stato detto, l'Istat ci dice che gran parte, diciamo, delle famiglie allacciate sono molto o abbastanza soddisfatte del servizio, con, diciamo, soltanto il 12% che risulta essere poco per niente soddisfatto. Le criticità più marcate riguardano soprattutto Calabria, Sardegna e Sicilia, Abruzzo, dove invece le percentuali di famiglie non soddisfatte sono maggiori, le principali problematicità sono legate alla fatturazione, alla lettura e alla comprensibilità delle bollette. Ciò non ci stupisce perché sono in linea anche con quello che viene segnalato dai cittadini presso i nostri servizi di tutela. La valutazione che hanno dato i cittadini all'interno della nostra consultazione è comunque più che sufficiente in media, con livelli di insufficienza riscontrabili in Sicilia, Sardegna, Basilicata e Calabria, e andando a esaminare la valutazione dei singoli indicatori, i giudizi più bassi sono riscontrabili in corrispondenza delle tematiche che sono legate alla tutela dei cittadini in caso di disservizio o di problematiche con il gestore. Anche, diciamo, in tema di conoscenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile, abbiamo riscontrato che diciamo, ne hanno sentito parlare poco più della metà dei cittadini intervistati, il 57%, e sui due target specifici dell'obiettivo 6, quindi la possibilità di migliorare la qualità dell'acqua, di aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica, ci viene, diciamo, una risposta non diciamo molto ottimistica da parte dei cittadini intervistati. Vado a concludere dicendo, come già anticipato da Annalisa, che diciamo, tutte le problematiche che sono state enunciate rientrano nelle quattro dimensioni della disuguaglianza, quindi di vari territoriali in termini di qualità, di tariffe, ma anche di tutele nell'ambito della sostenibilità, ancora in termini di accesso economico al servizio e quindi la necessità, appunto, essendo un bene vitale, di renderlo fruibile a tutti, diciamo, rafforzare delle misure a vantaggio delle fasce più vulnerabili, ma anche in termini di spreco della risorsa e quindi della dispersione idrica che abbiamo visto, piuttosto che delle abitudini di consumo degli stessi cittadini. Le carenze dell'informazione, che sono molto importanti perché, diciamo, vanno ad accentuare quelle percezioni errate che abbiamo anche rispetto a quelli che sono i nostri consumi, che ci portano poi a compiere delle scelte inconsapevoli, e la necessità per un bene così vitale, che ha un forte impatto territoriale, a esprimere una governance che sia quanto più possibile democratica ed inclusiva. E quindi, diciamo, l'appello che facciamo infine, appunto, è quella di coinvolgere a tutti i livelli, da quello nazionale, ma ancora di più nella parte della governance locale, tutti gli stakeholder interessati, quindi anche i cittadini, ovviamente le associazioni che ne rappresentano gli interessi, diciamo, in attività sicuramente di educazione, informazione e sensibilizzazione, ma anche in veri e propri processi di consultazione e partecipazione attiva, che siano, diciamo, rivolte proprio al raggiungimento di decisioni condivise e all'attuazione di azioni congiunte. Io a questo punto concludo, spero di non aver rubato eccessivamente più tempo del previsto, e diciamo, passo la parola al nostro moderatore Marco Frei. Grazie mille. Allora, siamo quasi in tempo, nel senso che abbiamo una decina di minuti di ritardo sulla partenza della tavola rotonda, però non costituisce un problema perché, come vedremo, c'è tempo sufficiente per fare un adeguato giro di tavolo. Se siamo bravi ne facciamo anche un paio. Allora, siccome Ilaria Fontana, sottosegretaria di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, non è con noi, ma ha mandato
un messaggio registrato ed è breve, partirei con lei, nel senso che chiederei alla regia a questo punto di mandare la registrazione dell'intervento della sottosegretaria. Io non vedo, non sento, non so. Non sentite? No. Riproviamo. Scusate, cioè che l'abbiamo ricevuto, io l'ho ricevuto poco tempo fa e quindi non abbiamo fatto questa prova. Buongiorno a tutti, mi scuso tantissimo se non posso partecipare, ma ringrazio gli organizzatori che mi hanno dato la possibilità di lasciare e di portare i miei saluti istituzionali e un mio piccolissimo contributo. Sabato abbiamo celebrato i primi 10 anni dal referendum, da quel referendum in cui tantissimi cittadini italiani hanno scelto in maniera democratica la strada da seguire in tema di diritti. Parlando di diritti non possiamo non parlare degli obiettivi dell'Agenda 2030, in cui proprio tra gli obiettivi ce n'è uno importantissimo che è quello dell'acqua accessibile e potabile per tutti. Come paese purtroppo stiamo affrontando tantissime procedure di infrazione proprio sulla depurazione delle nostre acque, quindi questo denota come questo obiettivo sia ancora lontano da raggiungere, ma comunque si sta lavorando affinché l'obiettivo comune sia proprio sottolineato dalla qualità dell'acqua, dall'accessibilità e dal risparmio idrico. Ovviamente oggi parlare di acqua deve necessariamente essere associata a nuove tecnologie smart e big data e quindi si può parlare di acqua 4.0. Ovviamente quindi si parla di controllo della qualità dell'acqua in real time e in questo aspetto la digitalizzazione diventa centrale e non è un caso che transizione ecologica e digitalizzazione diventano proprio sono dei pilastri del piano nazionale di ripresa e resilienza. Ovviamente tra le mie deleghe ho l'onore quindi di avere la delega proprio sulle risorse idriche. Stiamo già lavorando affinché veramente l'obiettivo sull'acqua potabile accessibile a tutti diventi più concreto possibile, con tanta concretezza e tanto pragmatismo, perché la strada è lunghissima da fare, ma ci sono tantissime potenzialità e tantissimi atti concreti che dobbiamo fare per il Paese e quindi per tutti i cittadini e le cittadine. Io mi metto a vostra completa disposizione, e veramente lavorando insieme e cercando di portare più soluzioni possibili per la nostra cara Italia. Quindi io vi ringrazio ancora e mi scuso e sicuramente la prossima ci sarò. Un abbraccio immenso e buon lavoro e grazie per tutto il lavoro che fate quotidianamente. Benissimo, allora
a questo punto cominciamo con la tavola rotonda. Sia Annalisa che Tiziana hanno fornito un quadro abbastanza completo di quali sono le molte sfide, alcune storiche, nel senso che ogni anno la presentazione di questo rapporto condividiamo alcuni elementi che ovviamente rimangono caratterizzanti il nostro paese nel bene e nel male, ma dall'altra parte anche alcuni elementi di novità che sono legati all'attenzione crescente che a partire dalla direttiva Water la Commissione europea mette in campo su questi temi, e la tematica del rischio dei Water Safety Plan è la novità ulteriore a cui ci troviamo di fronte. In questo quadro articolato non sto a riprendere i tanti temi che sono stati evidenziati dall'indagine. Abbiamo la fortuna di avere dei numeri che supportano i ragionamenti che potremo fare in questa tavola rotonda. Io partirei proprio con le due onorevoli, che peraltro sono le prime firmatarie di due disegni di legge sull'acqua. Seguo semplicemente l'ordine alfabetico da questo punto di vista. Avrei tante domande da farvi, ma preferisco che cominciate voi a scegliere tra le tematiche che sono state evidenziate quelle che ritenete prioritarie rispetto a ciò che si può fare. Sappiamo benissimo che non è un momento qualunque questo, perché se noi dividessimo le risorse del PNRR che sono state messe in evidenza per i cittadini italiani, ci troveremmo con una disponibilità che è il doppio di quel fabbisogno annuale differenziale che passa tra i poco più di 40 e gli 80 euro per abitante degli investimenti necessari. Quindi per tanti motivi questo nuovo piano Marshall può essere anche una grande occasione per intervenire non soltanto ricorrendo alle tariffe e quindi, ahimè, alle tasche nostre, ma anche a quelle che sono le risorse di investimento che possono essere veicolate direttamente dallo Stato. Però, come abbiamo visto, ci sono tante priorità possibili su cui intervenire. Quindi io partirei con l'onorevole Chiara Braga, prego, se poi riusciamo ad essere interattivi nella discussione, rendiamo anche più dinamico il tutto. Prego. Buongiorno a tutti, grazie a chi ci coordina in questa tavola rotonda, in questa discussione. Ringrazio Cittadinanza Attiva, la segretaria Annalisa e moltissimo Tiziana Toti, perché in un tempo molto rapido ma ha fatto una restituzione efficace e ricca di spunti anche di riflessione di lavoro per noi su questi temi. Ringrazio Cittadinanza Attiva perché con il lavoro diciamo di cui oggi abbiamo la restituzione tiene alta l'attenzione su un tema che io credo sia sempre più sentito dai cittadini come un pezzo della qualità della vita, della possibilità di accesso dei servizi fondamentali come sono quelli appunto all'acqua, e anche di aumento di consapevolezza su questioni che, grazie anche ad una fase particolare in cui siamo, quella che sempre di più fa entrare nel nostro vocabolario, nell'agenda politica, pur con tutti i ritardi, le difficoltà, i temi della transizione ecologica, della sostenibilità del nostro modello di sviluppo, riconosce il tema della gestione di una risorsa preziosa, scarsa, con caratteristiche del tutto particolari come l'acqua, una rilevanza molto significativa. Devo dire che la ricerca, lo studio che ci avete, come dire, raccontato, presentato, ci dà uno spaccato, io credo, molto significativo del nostro paese, di punti di forza, di punti di debolezza, di opportunità legati a questa fase, di un certo, diciamo anche di quello che è accaduto in questi anni. La sottosegretaria ricordava prima, la sottosegretaria Fontana, i 10 anni del referendum sull'acqua e nucleare, una fase diciamo che ha visto dei vari tentativi di intervento sul tema della regolazione del servizio integrato, idrico integrato, alcuni passi in avanti significativi che ci sono stati fatti, ma anche alcuni ritardi inaccettabili. E io parto da qui, penso che sia positivo che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sia una voce anche di finanziamento consistente, circa 4,5 miliardi, forse non sufficiente a coprire tutto il fabbisogno di intervento nel nostro paese, ma significativa. E anche che questa voce sia messa, come dire, su delle priorità che diciamo colgono
un po' la centralità, cioè il fatto che soprattutto in alcune aree del nostro paese, nelle regioni del Mezzogiorno, in parte anche del centro, c'è da come dire, ingranare la marcia per sviluppare non solo investimenti, ma anche diciamo così, una politica territoriale di programmazione e governo efficace della risorsa idrica. Devo dire che questo è un po' un elemento, come dire, che ha una medaglia doppia cioè è una medaglia con due facce, perché da un lato noi sappiamo che il PNRR ci chiede di usare molto rapidamente queste risorse e quindi paradossalmente rischiamo di premiare quelle realtà in cui già ci sono progetti maturi, perché questa è una delle condizioni di utilizzo. Alcuni processi di investimento, di programmazione, di pianificazione forse richiedono tempi più ampi rispetto a quelli del PNRR, però dobbiamo anche sapere, diciamo è una banalità, ma che il mondo non finisce con il PNRR, cioè noi avremo altre risorse, quelle della programmazione ordinaria europea dei prossimi 7 anni, che potranno continuare ad essere finalizzate a investire in questa direzione e che io credo possano aiutare anche quelle realtà più, diciamo così, affaticate e che possono avviare in questi primi anni dei processi però virtuosi di organizzazione e di programmazione. Uno dei punti diciamo decisivi, mi sembra che sia emerso anche dal vostro rapporto, è quello della governance e dell'assunzione di responsabilità sul territorio. Io penso che sia importante sottolineare che il piano nazionale che abbiamo mandato in Europa non solo individua delle voci di investimento, ma anche alcuni interventi di riforma accompagnati che riguardano diciamo così, il potenziamento e la messa a sistema di uno strumento, diciamo io credo molto importante, come è stato, com'è il piano nazionale per gli investimenti nel settore idrico, che può diciamo così rafforzarsi e aiutare a mettere a sistema tutte le risorse di investimento, e poi anche diciamo il miglioramento della capacità gestionale del servizio idrico integrato per superare quella situazione di frammentazione, complessità e presenza anche ancora di gestioni troppo disorganiche, frammentate, che non consentono di realizzare gli investimenti. Il rafforzamento, diciamo così, del processo di industrializzazione del settore per me non significa deresponsabilizzazione dell'attore pubblico, il contrario. Questo mi pare che sia un punto su cui dovremmo anche dire delle parole molto chiare, diciamo. Non è la stessa cosa, diciamo, entrare nella discussione gestione pubblica, totalmente pubblica, gestione privata. Io penso che le realtà più virtuose, migliori nel nostro paese sulla gestione del servizio idrico le abbiamo in quelle realtà di gestione pubblica che hanno però una struttura industriale degli investimenti, cioè che consentono di tenere insieme il tema della responsabilità nei confronti del territorio attraverso il pieno coinvolgimento e responsabilizzazione delle autorità, delle amministrazioni locali, con un governo pubblico molto forte. Questo diciamo è oggetto anche della nostra discussione da diverso tempo. Io non voglio entrare nel dibattito, magari poi ci sarà modo. Proposta di legge di riforma, proposta d'Aga, Braga, noi siamo sempre diciamo, accomunate da questa anche assonanza, ma per me diciamo il tema di una centralità del ruolo pubblico è un elemento indiscutibile. Si può anche valutare ovviamente in contesti particolari, un po' perché questo ci indica il quadro europeo, la possibilità di un ruolo privato, ma il tema diciamo così della centralità pubblica soprattutto nella programmazione e anche nella gestione efficiente di alcuni servizi è essenziale. Io credo che si debba tenere molto presente anche nello sviluppare
gli investimenti e i progetti contenuti nel PNRR. L'ultimissima cosa, poi non so se ci sarà modo di fare un altro passaggio, è il tema delle informazioni e della condivisione delle informazioni. Mi pare sei che d'accordo? Posso rilanciarla su questo tema? Così sì, potremmo certo. Fare almeno un piccolo ritorno su tutti. Ci teniamo il tema delle informazioni. Va bene. Braga. Per il secondo passaggio. Allora, a questo punto è abbastanza chiaro il ragionamento, no? L'onorevole si è soffermata soprattutto su come si collegano tutti questi aspetti, cioè il fatto di avere delle strutture di gestione che raggiungono una certa massa critica, l'abbiamo visto anche dai dati, è quella che consente di fornire un miglior servizio. Dall'altra parte, evidentemente, questo non significa, ma l'abbiamo visto sempre dal quadro generale che è stato presentato, che ciò comporti una minore presenza dell'attore pubblico nei processi di gestione. E ahimè, le variabili sembrano essere tutte correlate le une con le altre nel momento in cui andiamo a vedere quali sono i punti di debolezza principali nel nostro paese. Detto ciò, passerei la parola a questo punto a Federica Daga, su cui forse rispetto al primo quadro c'è anche da riprendere gli aspetti che riguardano l'informazione ai cittadini, che poi riprenderemo anche con l'onorevole Braga, e tutti gli aspetti che hanno a che fare con come noi possiamo essere effettivamente degli attori di un processo di evoluzione e di cambiamento in questo contesto. Prego, onorevole. Grazie, intanto grazie per questo appuntamento, e uno scambio di idee è sempre utile su questo settore. Io faccio un po' seguito a quello che diceva sia la sottosegretaria Fontana che l'onorevole Braga. Prima di tutto ci tengo a dire questa cosa: un testo di legge che venga approvato in Parlamento non risolverà sicuramente tutte le criticità che abbiamo nel settore. Perché l'acqua non è una cosa, non è solo un filone, ma è tante cose messe insieme e che forse si devono anche parlare tra di loro. Allora, è stato fatto da parte vostra questo studio e i riferimenti sono molti. Io tendo a voler cercare soluzioni in questo momento, perché continuare a discutere anche sulla questione pubblico-privato penso che sia anche diventato anacronistico ormai. Vediamo quali sono i territori che hanno maggiori difficoltà nel paese e ne comprendiamo i motivi di difficoltà. La governance pubblica sicuramente potrebbe avere quale soluzione quella di una creazione di un'agenzia. Perché no? Cercare di far parlare tutti i soggetti interessati sul settore, che poi possono partire dai ministeri vari che si spezzettano e si sono orientati su vari settori, sui vari usi idrici. Noi abbiamo una crisi idrica del 2017 che ci ha fatto capire quanto gli usi idrici debbano comunque parlarsi tra di loro, perché ne hanno sofferto sia la parte potabile, che è un utilizzo dell'11% delle acque disponibili in Italia, la parte agricola, che è un utilizzo dell'80%, e l'industriale per il restante. Secondo me una soluzione di questo tipo, trovare un'agenzia dell'acqua che possa dare una mano a quei territori in difficoltà, una programmazione verso il futuro. Il PNRR non risolverà tutto, ma ci porta al 2026, noi dobbiamo andare ancora oltre, e questo può essere un piccolo passo. Un'altra parte, quella della partecipazione, avete parlato voi nella vostra relazione della possibilità di intervenire sulla cittadinanza a livello territoriale. L'ambito territoriale ottimale sul modello di Grenoble francese ha la disponibilità di alcuni comitati interni all'ambito per poter prendere parola e definire anche quello che è il piano d'ambito. Quindi anche magari cercare di copiare quello che già funziona all'estero potrebbe essere utile nel nostro paese. E questo può essere un'altra soluzione. Di sicuro noi abbiamo un ente idrico al sud che si chiama EIPLI, ormai in liquidazione, che andrebbe passato alla società come definito dalla legge. Dovremmo aprire una nuova società per gestire tutta quella parte degli usi plurimi verso il sud. La questione del PNRR, io vado per punti perché le cose da dire sarebbero moltissime, ma il tempo è poco.
La questione del PNRR, noi abbiamo più di 4 miliardi destinati sia a depurazione che a altre parti di tutto il servizio idrico integrato, oltre anche a una parte del settore agricolo. Di sicuro le semplificazioni ci potranno dare una mano a utilizzare tutti questi fondi, ed è fondamentale che riusciamo a utilizzarli perché non vengano distratti su altre voci. Questi sono i soldi che abbiamo a disposizione, sono i fondi a disposizione, proviamo a utilizzarli tutti. Di sicuro non ci basta il piano idrico nazionale, per così come è strutturato in questo momento, avremo bisogno di un paio di miliardi in più ogni anno, da quello che sono anche i dati che ci racconta Utilitalia, quindi le necessità sugli investimenti locali sono moltissime. Per quanto riguarda invece la tariffa, la tariffa varia molto da zona in zona. Per quale motivo? Un po' perché poca popolazione su un territorio vasto si deve, diciamo, caricare tutta quella serie di investimenti necessari a portare l'acqua in casa. Forse si potrebbe iniziare a discutere di una tariffa unica nazionale. Forse si potrebbe iniziare a discuterne, perché alcuni territori hanno una tariffa troppo elevata e diciamo, i loro stipendi non coprono quella che è una tariffa così elevata. E sulla questione di avere una serie di comuni che non hanno un gestore, c'è un fatto particolare. Il commissario alle depurazioni non riesce ad affidare quegli impianti di depurazione nuovi che stanno sotto infrazione europea e tutto questo settore, ai comuni. I comuni non hanno la disponibilità economica di potersi accollare questa spesa. Quindi sì, il gestore ti aiuta nel momento in cui devi anche sostenere delle spese molto più alte per la questione delle infrazioni europee. E su questo si sta lavorando da un po' di tempo anche insieme ai vari commissari che ci sono stati, si sono susseguiti, per poter sia dare attuazione al testo unico ambientale, che comunque vede un ritardo notevole di 6-7 anni in alcuni territori, e sono quelli poi i territori che hanno maggiori difficoltà. Quindi cercando di dare un po' di soluzioni, questo potrebbe essere un punto di partenza anche nella discussione. Benissimo. Grazie mille, così ci abbiamo davvero il tempo per un secondo passaggio. Allora darei la parola a questo punto al professor Guerrini. Andrea, tra le altre cose, ha anche la visione internazionale, no? Presiedendo l'organismo a livello europeo. Effettivamente dai dati che vediamo sull'Italia emergono alcune caratteristiche peculiari e un ruolo progressivo dell'autorità nazionale nel cercare di migliorare quelle che sono le nostre performance complessive e poi quel processo fondamentale all'interno di una realtà così frammentata quale quella che è stata descritta. Il rapporto è tutto sommato benevole nei confronti dell'operato di ARERA in quest'ottica, però ci sono ancora molte altre cose da fare. Quali sono, a suo parere, le priorità adesso, in queste condizioni e con anche questa disponibilità particolare dei fondi del PNRR? Grazie professor Frey. Intanto ringrazio anch'io Tiziana Toto e Cittadinanza Attiva per il lavoro presentato. È un lavoro, diciamo, molto divulgativo. Sono sempre apprezzabili questi interventi così analitici che poi raggiungono la cittadinanza e i consumatori. Li ringrazio anche per avermi dato l'opportunità di interfacciarmi con due importanti parlamentari che da anni si occupano del servizio idrico. Io credo che il punto centrale, per venire alla sua domanda, è quello, diciamo, un po' il paradosso che sta intorno al piano, al PNRR, che veniva citato anche dall'onorevole Braga e poi richiamato dall'onorevole Daga in coda al suo intervento. Cioè il rischio che noi abbiamo col recovery è che una buona parte di queste risorse finisca per finanziare opere nei territori dove gli assetti del servizio idrico sono conformi in linea
con la normativa, tralasciando quei territori che invece in qualche modo contraddistinguono il nostro paese rispetto magari ad altri contesti europei dove c'è una maggiore omogeneità nella qualità del servizio idrico. Noi quando come autorità abbiamo fatto la prima ricognizione all'interno del Piano Nazionale Idrico, che era funzionale un po' anche a censire le opere che poi si sarebbero potute selezionare ai fini dei recovery, peraltro abbiamo selezionato soltanto per la parte acquedottistica un fabbisogno di circa 10 miliardi, ebbene in questi 10 miliardi, dove c'erano tantissime opere, mancavano infrastrutture su un paio di regioni che sono, diciamo, tra quelle più citate come esempi di diciamo, mala gestio nell'ambito del servizio idrico. E questo è un aspetto, diciamo, paradossale. Questo perché accade? E questo accade perché le risorse pubbliche sono destinate, questo diciamo a livello europeo e poi anche a livello nazionale, sono destinate a quelle gestioni che hanno, diciamo, adempiuto a una serie di passaggi normativi e anche regolatori, tra cui quella di aver approvato, per esempio, gli atti di competenza per l'approvazione appunto delle tariffe, dei piani economico-finanziari. E è chiaro che quelle regioni, quindi, che sono in ritardo e scontano questi ritardi, non avendo, diciamo, rispettato tali condizionalità, hanno poi appunto difficoltà nel candidarsi anche a presentare progetti, progettualità di infrastrutture sul PNRR stesso, ma anche sul Piano Nazionale Idrico per la parte acquedotti. Allora, diciamo che in questa fase, secondo me, noi abbiamo un impegno importante con la Commissione Europea che è stato preso. I temi su cui il settore ha bisogno che si dibatta, ma anche si legiferi in maniera rapida ed efficace, sono proprio quelli del Sud, cioè mettere in condizione il Sud di adempiere a un disegno normativo che risale a 25 anni fa. Sconsiglierei di mettere mano a ridisegni che in qualche modo sconvolgano anche gli assetti di quei territori dove tutto funziona, o comunque dove buona parte, diciamo, di quelli che sono gli standard di qualità del servizio e gli adempimenti regolatori sono stati conseguiti. Oggi l'obiettivo è il Sud e consiglierei anche di partire da una ricognizione, devo dire, molto puntuale che è stata fatta dall'autorità alla fine del 2020, la relazione di monitoraggio fatta ai sensi del 172 testo unico ambiente, dove regione per regione, ambito per ambito, l'autorità ha identificato quelli che sono i ritardi di alcuni territori. Noi oggi sappiamo che esistono, diciamo, tutti gli EGA sono operativi, quindi esistono enti di governo d'ambito che sono operativi ad eccezione di una regione, il Molise. La Calabria è diventata operativa sul finire del 2020. E poi esistono dei ritardi negli affidamenti ai gestori unici di ambito in Calabria, in Molise, in parte della Sicilia e in gran parte della Campania, dove un solo ambito ha affidato al gestore unico. Allora, questi territori che io ho citato sicuramente avranno delle difficoltà nel diciamo, rispettare le condizionalità che poi le politiche di finanziamento pubblico pongono in essere. Da questo punto di vista, che strumenti vi sono dal punto di vista, diciamo, normativo e anche regolatorio, direi? Partirei dagli schemi regolatori. Dal punto di vista regolatorio, l'autorità ha introdotto una novità proprio nell'ultimo metodo tariffario, proprio per dare un'opportunità a questi territori che erano in ritardo nell'inviare la documentazione e gli atti di competenza all'autorità ai piani tariffari, definendo il cosiddetto schema di convergenza, cioè oggi questi territori che non hanno mai dialogato con l'autorità possono inviare PEF anche in forma semplificata, con dati, riportando dati di costo, di ricavo, di qualità, ma qualora non vi siano potrebbero riportare anche soltanto dati di ricavo, oppure anche senza nessun tipo di dato, semplicemente lavorando su dati stimati. Quindi c'è una grande apertura da parte dell'autorità nell'aprire un dialogo con questi territori, però al contempo, diciamo, questi territori devono effettuare le procedure di affidamento al gestore unico.
Questo è un passaggio fondamentale. Venivano citate le riforme del PNRR, si prevede, vedremo poi come il legislatore si porrà e declinerà queste riforme nel dettaglio, si parla di tempistiche che prevedono un affidamento in questi territori a metà del 2022. Io credo che questa possa essere una scadenza, ma si debba intervenire. Esistono ad oggi poteri sostitutivi che la legge dà nei confronti delle regioni e nei confronti poi della Presidenza del Consiglio, laddove le procedure di affidamento non vengono effettuate dagli enti di governo d'ambito. Io credo che questi poteri sostitutivi previsti dal 172 codice ambiente potrebbero essere anche, come dire, rafforzati, introducendo per esempio dei termini perentori nell'ordine di grandezza di mesi, non parlerei di anni naturalmente, laddove dinanzi a un ritardo dell'ente di governo d'ambito di alcuni mesi nel fare un affidamento, potrebbe esserci un intervento direttamente dallo Stato centrale con l'identificazione di un soggetto che possa svolgere se non interamente il servizio idrico integrato, perlomeno iniziare a fare una ricognizione funzionale alla redazione del piano d'ambito, funzionale all'invio degli atti di competenza all'autorità e poi all'operatività del servizio idrico che, ripeto, nei territori che ho citato è esercito soltanto parzialmente. Lo dimostrano anche i dati del report che abbiamo visto oggi. Grazie mille. Allora, passiamo adesso al quarto intervento. Cittadinanza attiva ovviamente ha sempre la salute come un elemento di grande attenzione e la risorsa idrica, sappiamo che è la sfida di questo millennio, ha delle implicazioni molto rilevanti, sono state sottolineate anche queste dal punto di vista non solo della garanzia di un servizio assolutamente essenziale per la vita, ma anche sugli aspetti relativi proprio al governo delle problematiche connesse con la salute. I Water Safety Plan sono una novità relativa all'interno di questo comparto. Giustamente quest'anno dobbiamo dedicare un po' di tempo anche a questa tematica del rischio, di come entra nella pianificazione europea e di come si riverbera evidentemente su tutto il sistema di governance anche all'interno del nostro paese. Luca Lucentini probabilmente è la persona più adatta per darci un quadro da questo punto di vista. Come la salute si lega all'acqua? Grazie davvero Marco e a Cittadinanza Attiva e a tutti i partecipanti a questo interessantissimo, e non lo dico per prassi, workshop, perché è in realtà straordinariamente al passo con i tempi. Possiamo dire che un incontro del genere è un testimone a quanto in effetti l'Italia sia un po' un'apripista per la tematica acqua in molti aspetti. La tematica dell'acqua nel suo insieme è stata una delle prime preoccupazioni, come sapete, addirittura dalla fondazione della allora Comunità Economica Europea, insieme all'energia nucleare e la nuova Unione Europea, che ha previsto appunto le leggi di iniziativa popolare, ha visto nuovamente l'acqua come prima legge di iniziativa popolare. Quindi l'attenzione è davvero massima della cittadinanza, e questo ha un effetto shock importante sulle istituzioni che molto spesso non riescono a anticipare i bisogni della cittadinanza, ma perlomeno almeno li seguono prontamente. E questo è successo perché la direttiva acque potabili ha addirittura, ed è un fenomeno davvero inconsueto che ha mosso, diciamo, molti, come dire, antichi parconi del Consiglio dell'Unione Europea a rivedere anche la normativa, perché è stato stravolto il campo d'applicazione della direttiva acque potabili, che era, consentitemi, limitato, fra virgolette, a definire parametri, qualità e rimettere al passo gli standard qualitativi dell'acqua, invece l'ha allargato all'accesso all'acqua. Perché è stato enfatizzato in precedenza? Possiamo avere e dobbiamo avere degli standard elevati che poi debbono guidare la protezione ambientale sulle risorse idriche, non solo i trattamenti. Ma comunque, se non c'è possibilità di trovare acqua, come avviene appunto nelle crisi economiche, o addirittura si deve andare a turnazioni, non possiamo considerare solo gli aspetti qualitativi di un acqua eccellente. Allora ecco che per noi, come Istituto Superiore di Sanità e
insomma, braccio tecnico del Ministero della Salute, il dialogo nel settore lo vediamo ora con la recente procedura di infrazione, purtroppo devo dire che segna una debacle italiana che è in contraddizione rispetto ai grossi problemi. Mi riferisco alla procedura di infrazione per le deroghe nel Lazio, che è un problema fondamentalmente gestionale, che si riversa però in problematiche sanitarie, anche critiche, e soprattutto in accesso all'acqua, da di popolazioni che non hanno da più di 20 anni accesso all'acqua. E quindi mettere mano alle politiche sanitarie significa lavorare come gestione. Noi, come istituto, stiamo promuovendo, insieme a tanti altri colleghi del settore, e questo workshop ne è una ulteriore testimonianza, un approccio che sia speculare rispetto alla concezione di One Health che sta guidando anche le fasi della pandemia e la ricerca, cercando di lavorare in One Water, che non è uno slogan, è semplicemente un lavorare insieme per fare politiche che siano sinergiche, ma perlomeno non contraddittorie, come spesso è avvenuto. Avrei molti esempi e non sarebbero assolutamente polemici, ma solo costruttivi, in cui un'istituzione lavora per quanto di competenza, che è una, diciamo, locuzione che dovremmo abolire secondo me per legge, e magari non essendo sinergica d'altro. Concludo dicendo che questo auspicio, appunto, ci deve guidare con fiducia, secondo me, perché la visione che stiamo avendo sull'acqua all'interno dei professionisti di settore è importante. Finalmente si stanno davvero superando delle barriere. Prendiamoci anche dei punti di forza del settore idrico, che in era Covid, quando un lockdown incredibile ha colpito anche il settore idrico e i consumi sono aumentati, ha retto egregiamente, anche grazie a, appunto, sistemi resilienti come l'analisi di rischio. Questo significa che è un sistema che è in grado di potersi migliorare, ha insieme degli strumenti di miglioramento forti, e nel PNRR ancora una volta, che mai come nel caso dell'acqua è giusto richiamare come Next Generation EU, perché questo è il cuore del sogno, diciamo, che sta diventando realtà europeo, non ha solo la visione degli acquedotti. Come missione salute abbiamo finalmente completato, e speriamo sia ormai previsto nella trasformazione in decreto legge 59, nel piano complementare, il piano salute ambiente clima, che per la prima volta assegna, anche ripartendo, alle regioni le risorse per la sanità, tenendo conto dei rischi ambientali e climatici dei territori, in cui l'acqua, ovviamente, diceva un assicuratore che se il cambiamento climatico è uno squalo, l'acqua sono i suoi denti, per dire che effettivamente l'acqua è la risorsa più fragile ma anche strategica. E quindi in questa chiave speriamo che un'informazione più importante, una volta che sia maturata la consapevolezza, sia data anche ai cittadini. Prima fra tutti il fatto che c'è una differenza nel bere un'acqua in bottiglia e nel bere un'acqua di rubinetto. L'acqua di rubinetto è un diritto fondamentale dell'uomo, peraltro molto tardivo, del 2010. L'acqua in bottiglia è un bene pregiatissimo, ma è un bene di consumo. Stiamo parlando di due assetti totalmente diversi, il che non significa che abbiano qualità diverse. Il prezzo, che comunque fortunatamente resta calmierato, delle risorse idriche, e che copre anche la depurazione e la restituzione all'ambiente, è un traguardo di diritti fondamentali dell'uomo, ma spesso viene non correttamente comunicato e quindi viene addirittura interpretato come una scarsa qualità della risorsa e non come un'efficienza che permette di mantenere dei costi per mantenere un diritto. Attraverso questo meccanismo il mercato entra addirittura per favorire, per esempio, apparecchi di trattamento domestico dell'acqua, visto che psicologicamente un consumatore dice: ma se io pago poco, forse aggiungo qualche soldo in più e sono più sicuro. Ecco, credo che una volta che abbiamo chiare le idee fra noi del settore e l'incontro con autorevoli esponenti politici, devo dire particolarmente innovatori dal punto di vista, appunto, della compiutezza e dell'integrazione fra le politiche, è un importante passo, e spero che possa portare presto all'adesione italiana al protocollo OMS
UNECE Acqua e Salute, che in realtà potrebbe essere uno strumento di comunicazione interna, ma anche internazionale, per darci degli obiettivi, identificare un cammino di dialogo ed essere davvero confrontati e giudicati anche dal punto di vista internazionale rispetto a sfide sempre più prestanti. Grazie. Grazie Luca. Allora, ci prendiamo qualche minuto rispetto alle conclusioni previste per le 12 per fare un rapidissimo giro di tutti e quattro i panelist, se siete d'accordo. Ritorno da Chiara Braga. Secondo me il One Water di Luca potrebbe essere un modo per rileggere a questo punto anche il tema dell'informazione, l'onorevole Braga aveva questo tema da recuperare, ma anche della partecipazione dei cittadini. Quindi, se siete d'accordo, incentrerei sulle vostre battute conclusive sì, questo ambito tematico. Grazie. No, molto brevemente, mi pare che il tema della condivisione delle informazioni, della partecipazione, della consapevolezza anche delle scelte è un po' una chiave di volta in questa fase. Io credo che la direttiva europea possa essere molto importante da questo punto di vista, perché da, diciamo, per come è nata, per come si è costituita, per come è partita questa iniziativa, debba essere mantenuta e interpretata anche nella sua fase poi di recepimento con un ruolo di condivisione e di partecipazione. E poi c'è il tema della, della corretta informazione. Guardate, io mi sto occupando nella commissione d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti, la cosiddetta commissione Ecomafie, della terza relazione sulla questione dell'inquinamento da PFAS nelle acque. E su questa partita, su cui noi concluderemo a breve una nuova fase del lavoro d'inchiesta, diciamo il tema della definizione dei nuovi limiti per la presenza di sostanze inquinanti emergenti, che è un pezzo appunto della questione, incrocia un elemento di grandissima preoccupazione sui territori che ha a che fare col tema appunto della salute, della possibilità di continuare a vivere in condizioni di sicurezza in questi territori e anche con la centralità di un altro aspetto, che è quello dei controlli ambientali. Noi abbiamo un sistema nel nostro paese che da alcuni anni ha fatto un salto di qualità con la legge istitutiva del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Mancano ancora i decreti attuativi, non c'è oggi la ma non è più collegata con noi la sottosegretaria Fontana, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa. Mettere nelle condizioni le agenzie pubbliche di controllo ambientale di effettuare queste attività è un elemento di grande trasparenza e garanzia per i cittadini su un tema come l'acqua. Come la qualità dell'acqua, io credo che sia altrettanto importante di quello degli investimenti di cui stiamo discutendo e continueremo a ragionare anche dopo il PNRR. Grazie. Perfetto, grazie mille. Onorevole Laga. Grazie. Facendo seguito a quanto diceva l'onorevole Braga, sicuramente sarà di grande interesse la parte di recepimento della direttiva europea per quanto riguarda i PFAS. Noi ci avevamo lavorato insieme ai nostri deputati europei per poter modificare i parametri, ma non ci siamo riusciti e quindi dovremo lavorare su questo a livello italiano. La partecipazione pubblica è fondamentale. Riprendo un po' quello che dicevo prima nel mio primo intervento sulla questione di riuscire a intervenire su quello che è il gestore, le necessità locali, perché un gestore debitamente stimolato, e vi faccio un esempio pratico, è stato in grado di evitare razionamenti estivi in una cittadina particolare del territorio romano dopo appunto uno stimolo sollecito, e quindi siamo riusciti a risolvere una problematica locale che era sentita da moltissimi anni. Questo può avvenire all'interno di quelle che sono gli ambiti territoriali ottimali, così è stato, sono gli organi preposti per la definizione dei piani, per la definizione delle problematiche e per la risoluzione delle stesse. Quindi anche la questione di Viterbo è particolarissima nel momento in cui ci ritroviamo arsenico a tutto spiano in un territorio. Abbiamo bisogno di risolvere la questione, perché la qualità dell'acqua non è sufficiente, non è buona da quelle parti, ma bisogna anche capire che
bisogna partecipare con gli altri nella gestione del servizio idrico integrato, perché quelle cittadine che al momento hanno delle difficoltà e sono oggetto del deferimento italiano, in realtà sono comuni che non hanno mai ceduto le reti al gestore unico. Quindi ci ritroviamo con una problematica del tipo: cedo le reti al gestore per avere una collaborazione con gli altri comuni sulle spese comuni, oppure aspetto il fondo pubblico regionale? Bisogna scegliere qual è la cosa migliore. I sindaci sicuramente sono i primi fautori di questo futuro per la propria cittadinanza. Grazie mille, onorevole. In realtà oggi avrebbero dovuto esserci anche dei rappresentanti dell'autorità locale, ma alla fine non sono potuti essere con noi. Però a questo punto chiediamo a Guerrini, nella logica di strutturazione anche sussidiaria, cioè sono presenti alcune rappresentanti di autorità anche a livello regionale, perché poi il sistema di regolazione dell'acqua deve cercare di collegare queste dimensioni. Sono stati giustamente citati gli ATO come luogo dentro i quali applicare i principi della direttiva Water in termini di decisioni partecipate sugli usi plurimi dell'acqua. Cosa sta facendo l'autorità da questo punto di vista, cioè per aiutare anche questo processo di engagement più esplicito dal basso? Ma allora, questo è un tema centrale. Intanto diciamo che come nuovo collegio noi abbiamo, sin dal nostro quadro strategico, abbiamo puntato molto sulla trasparenza. Recentemente proprio sul settore idrico l'autorità ha pubblicato una serie di dati analitici per singolo comune e anche per gestore riguardanti gli standard di servizio di qualità commerciale. E questo è un tableau interattivo molto, diciamo, fruibile dai cittadini per identificare le performance del loro gestore, le performance del loro comune, anche comparativamente con altri gestori. Quindi il tema della trasparenza è sicuramente centrale. È chiaro che anche qua esiste un disegno, la necessità, credo, di un disegno di riforma che in parte possiamo intercettare con le leve regolatorie, in parte forse richiederebbe altri tipi di interventi più forti, ed è quello della riforma di utenza. Oggi, diciamo, come emerge anche dal rapporto di cittadinanza attiva, il 64% dei cittadini non conosce la tariffa applicata dal suo gestore. Oppure un altro dato è: i consumi medi pro capite sono due volte, diciamo, i livelli dell'Unione Europea. Io credo che questo derivi proprio da una mancanza di informazioni, e in particolare dalla mancanza di un rapporto di utenza diretto con almeno la metà della popolazione nazionale. Cioè la metà della popolazione nazionale vivendo in condominio è un utente indiretto, quindi non riceve rapporti di bollettazione dal proprio gestore, non conosce neppure il proprio gestore e paga le spese del servizio idrico nel riparto che viene fatto dal proprio amministratore. Io credo che questo sia il maggiore ostacolo rispetto proprio al tema della trasparenza e del passaggio di informazioni da gestore a utente. Ricordiamoci che sui servizi pubblici è la bolletta, ancora ritenuto la bolletta, il principale veicolo di informazioni da utente a gestore. E credo che su questo, anche su questo tema, ci possa essere un dibattito in vista di una possibile riforma. Benissimo, grazie mille. Luca, One Water, questo problema del far conoscere i cittadini, i consumatori effettivamente quanto l'acqua pubblica è sicura, è buona, e soprattutto quali comportamenti si devono mettere in campo, perché c'è il solito problema della poi coerenza degli italiani, no? Gli ecologisti verbali, mi ricordo, era un termine che ci davano spesso all'estero quando trattavamo di questi temi. Cosa può fare una struttura tecnico-scientifica così significativa come l'Istituto di Superiore di Sanità, magari insieme agli altri attori, insieme anche a Cittadinanza Attiva, per far sì che ci sia una maggiore consapevolezza nell'uso di una risorsa così chiave? Grazie. Domanda che apre un altro webinar. Sì, no, due minuti, hai solo due minuti. No. In un flash
può fare, per esempio, può dare un contributo nella stessa direttiva. L'Italia ha portato, nei considerando della direttiva, che sono davvero irrazionale, l'assetto non banale sul fatto che l'acqua, oltre a dover garantire l'assenza di certe sostanze, soprattutto di origine antropica, e soprattutto per il concetto di pulizia, ancor prima di quella di salubrità e rischio sanitario, è un vettore di elementi nutrizionali essenziali per la popolazione. Quindi pensare solamente al trattamento delle acque come soluzione per avere delle acque ultrapure, questa attenzione, diciamo, spasmodica allontanare contaminanti importantissimi da ovviamente eliminare nel caso siano tossicologicamente significativi, e soprattutto se ho di origine antropica, deve sposarsi con la necessità di bere acque ricche di sali minerali. L'Italia è l'unico paese europeo con vulcani attivi, ha la maggior ricchezza di acque minerali, ma gli stessi contributi minerali li troviamo nelle potabili. Allora questa informazione, insieme alla composizione di sali minerali nelle acque, abbiamo messo anche il potassio, significa dire al consumatore: la tua acqua è sicura e conosciuta e apporta a te elementi benefici, oltre al fatto di controllare eventuali rischi. E concludo dicendo che l'approccio italiano sull'articolo 8 della direttiva, cioè quella in cui vengono immessi e, diciamo, sanciti finalmente ad opera degli stati membri i piani di sicurezza dell'acqua, le pressioni, piani di tutela delle acque che non erano conosciuti dai gestori idrici, siamo all'assurdo, le pressioni sul territorio, gli scarichi del FAS non erano noti ai gestori idrici, neanche alle ASL. Questa cesura nel ciclo dell'acqua, che è forse la risorsa più diciamo circolare che esista per natura, è finalmente superato. E devo dire che in questo l'approccio italiano è sicuramente importante, ma certamente più iniziative come quella di oggi, magari allargate anche a professionisti, a scuole, sono sicuramente importanti. Parliamoci fra noi e con la popolazione, perché è sempre uno stimolo bidirezionale. Grazie. Benissimo, grazie Luca. Tra l'altro questo riferimento a un altro tema molto alla page di cui Cittadinanza Attiva si occupa e avrà un evento a breve, che è l'economia circolare. L'acqua in realtà può essere vista in questa prospettiva, perché è una risorsa assolutamente chiave per il funzionamento di un'economia che auspicabilmente sia improntata a un modello di sviluppo diverso, in cui non solo non la sprechiamo, non solo gli diamo il giusto valore, ma troviamo anche i meccanismi migliori perché tutti siano consapevoli di ciò che è necessario fare da questo punto di vista. Mi piace aggiungerti una locuzione veramente interessante, etimologica. Il concetto di rivolo attiene proprio a quello che dicevi, cioè il rivolo nasce come termine latino per condivisione di un corso d'acqua da parte di due diversi utenti che irrigano i campi, ma purtroppo l'etimologia di rivolo è quella di rivale. Purtroppo, quando l'acqua iniziava a scarseggiare, iniziava un altro concetto. E sì, entra in gioco la competizione. Sì, le parole latine hanno sempre questa natura duale che è estremamente interessante quando si fanno le analisi etimologiche. Grazie Luca, io darei la parola, credo, ad Annalisa a questo punto per chiudere il nostro incontro, o viceversa Tiziana. No, grazie Marco. Annalisa purtroppo si è dovuta, diciamo, allontanare per un altro impegno, quindi no, mi limito esclusivamente a ringraziare davvero tutti e spero, io ne sono sicura che la discussione è stata davvero molto interessante, spero che sia stata così anche per le tante persone che ci hanno seguito. Per noi è sempre occasione di arricchimento, ovviamente in poco più di 2 ore non è possibile parlare in modo approfondito di tutto, però sono sempre delle occasioni per cominciare anche a intavolare delle discussioni anche, diciamo, sulla necessità di informazione che è chiara e manifesta, viene fuori da, diciamo, dalle nostre consultazioni, ma penso che sia ben risaputa, e concordo molto, diciamo, su quello che diceva Marco e che è stato ribadito e ripreso da tutti gli interlocutori di che ruolo fondamentale sia quella dell'informazione, perché poi determina i comportamenti corretti o meno a seconda della tipologia di informazione che si ha. E quando noi facciamo anche le nostre consultazioni rivolte alla cittadinanza, che sappiamo non avere valore statistico perché non sono fatte con, diciamo, quell'indicazione, noi siamo un movimento di attivismo civico, è anche per trovare un modo di stimolare e veicolare
alcuni input, alcune informazioni e anche modo di far interrogare, diciamo, i cittadini su determinate questioni che riteniamo cruciali. Poi ovviamente le informazioni che ci ritornano non sono sempre una ricchezza e molte volte, come in questo caso, restituiscono comunque, diciamo, qualcosa di coerente con la realtà. Quindi, diciamo, continueremo a fare, tra le tante cose di cui ci occupiamo, anche questa tipologia di attività e, diciamo, vi contatteremo sempre come interlocutori, diciamo, che possano aiutarci a portare avanti delle questioni a cui teniamo in modo particolare. Quindi, diciamo, voglio solo ringraziare tutti e dare un appuntamento a iniziative ed incontri futuri. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata a tutti. Grazie.